Allora, ragazzi, ricordate il video sulle auto nuovamente parcheggiate su quella che era la corsia ciclabile su via Tuscolana? Ebbene, i nostri follower hanno seguito i vostri consigli e hanno fatto un esposto, hanno chiamato i vigili urbani per risolvere la situazione. Dobbiamo dire che comunque non bisogna partire prevenuti in Italia, perché le cose spesso succedono. Ma questa volta non è successo un c***o. Come vedete, qui c'è la solita nuova fila di automobili che non c'era da tanto tempo, con anche il furgone parcheggiato in doppia fila, anche perché al grido di signor sto a lavorare, addirittura anche chi aspetta il proprio cliente. E come vi avevo detto io, piano piano sarebbero tornati anche a prendere il marciapiede. Infatti, se dice il marciapiede è così largo, perché non la fanno la ciclabile sul marciapiede? Rispondiamo che è così largo per poco tempo, perché poi qui iniziano le scale e questo qui è passaggio per disabili, e lì giù e lì dietro torna ad essere largo non più di un metro e mezzo o due. Si rimpolpa la doppia fila, allora c'è anche il gippone, e adesso c'è anche un momento di pausa per gli operatori dell'AMA. Vi terremo aggiornati su questo schifo che sta qui. Intanto vi facciamo sentire dalla loro voce l'esperienza della nostra follower con la municipale. Loreto, senti oggi, che cosa mi è stato risposto? Ho chiamato i vigili, la signora mi fa: no, guardi, quella segnala che non è possibile rimuoverla. Dico: scusi, ma com'è che non è possibile rimuoverla? No, signora, perché la ciclabile ormai è scolorita, quindi non c'è più. Quindi non è possibile rimuovere la macchina. Ma comunque è parcheggiata in divieto, ma perché non si può rimuovere? No, la macchina non si può rimuovere. Qui, come potete vedere, sulla corsia ciclabile ex di via Tuscolana potete fare un po' quello che cazzo vi pare, tanto è scolorita, non possiamo fare niente. Allora mi raccomando, è 3, 2, 1... ma te devi stare sul marciapiede, sei in mezzo alla strada! Un bacio a tutti!